Amici di EnjoyFun, ben ritrovati a questa nuova recensione. Oggi recensiremo GoCleaver Quantum 600. Questa vuole essere anche una prova per un nuovo, diciamo, format. Questo dipenderà da voi, da come reagirete e se apprezzate o no. Infatti non sarà una recensione completa come siete abituati a vedere, quindi 20 minuti di recensione, ma sarà solamente un'aggiunta multimediale di quello che non può essere letto in un articolo scritto. L'articolo scritto infatti lo trovate in descrizione ed è abbastanza completo. Qua ci dedicheremo a farvi vedere ciò che non si può leggere in articolo, quindi fluidità del browser, dimensioni effettive, quindi come sta in mano, come si presenta, audio, giochi e queste cose qua, insomma. Quindi iniziamo. In alto troviamo il jack da 3,5 per le cuffie, in basso troviamo lo slot micro USB. A destra troviamo il tasto di accensione e spegnimento e a sinistra i tasti per la regolazione del volume. Proseguiamo adesso con lo scatto di una fotografia, ho preso il primo oggetto che mi è capitato sotto mano, ho fatto delle foto rapide, il punto a scatta è abbastanza veloce e preciso. Questa invece è la foto, com'è venuta. E quale miglior sito di prova se non il nostro EnjoyFun? Ci metto un po' a scriverlo. Eccolo qua che carica. Il nostro sito non è leggerissimo, quindi ci metterà un po'. In più il wifi sembra essere un po' intasato visto che sto scaricando roba da internet. Quindi il caricamento non è proprio velocissimo. Ecco che ha finito di caricare. Sicuramente ha qualche problema nel rendering, la GPU non è delle più performanti, però il suo lavoro lo fa. Attiviamo l'audio. No, non ho sbagliato video, è semplicemente un video realizzato appunto con GoCleaver Quantum 600. Questa è una piccola preview, in descrizione vi lascerò il link al video completo. Considerazioni, lo smartphone non è malvagio, considerando che costa 199 euro. A chi serve un tablet e non vuole spendere troppo, probabilmente è l'acquisto che consiglio personalmente, perché comunque è vero, le prestazioni non sono da top di gamma, però la gestione delle dual SIM fatta bene, la batteria che dura e le componenti hardware che il loro lavoro lo fanno, rendono questo dispositivo molto interessante. Io vi ringrazio, per EnjoyFun, Dennis Ponte.